in Campidoglio. Paolo Ferrara, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, stiamo discutendo, l'ha capito benissimo, del resto è stato interpellato per questo, sul ruolo della politica a Ostia, il peso della politica a Ostia, il vuoto anche della politica, dell'amministrazione. Non parliamo solo dei 5 Stelle, parliamo delle precedenti amministrazioni romane a Ostia. Questo vuoto che si riempie nel controllo del territorio, ma anche come ce lo stava spiegando la nostra inviata, ce lo stava spiegando Federica Angeli di Repubblica, ma ce lo spiegava anche Davide Di Stefano di Casa Pound in fondo. Cioè, quando c'è un vuoto lo si riempie e la criminalità organizzata, la mafia locale, ha riempito anche a livello sociale. Chiamiamolo pure un welfare mafioso. Ecco, la città di Ostia. Cosa state facendo voi? Sono completamente d'accordo con quello che dice. È chiaro che l'amministrazione, ma la politica, le istituzioni devono colmare quel vuoto che si è creato. Guardi, io conosco quel territorio da bambino perché vivo ancora a 500-600 metri da quei luoghi, per cui so benissimo quanto si è fatto negli anni per cercare di colmare in qualche modo quelle distanze. Io quando ero bambino mio padre mi diceva di non andare da quella parte, di andare dalla parte opposta a giocare. Ecco, negli anni qualcosa si era fatto, ma ultimamente sicuramente stiamo regredendo, perché comunque quello che abbiamo visto è il sintomo di qualcosa che dobbiamo affrontare tutti indistintamente dal colore politico, perché credo veramente che sia qualcosa di inaccettabile, non solo quello che abbiamo visto in questi giorni, ma quello che è successo in questi anni, perché Ostia veramente merita di più. C'è tantissima brava gente, però è chiaro che le mafie, l'apparato criminale che abbiamo visto, che tra l'altro è ben descritto nelle inchieste, ma non le ultime, anche quelle precedenti, va combattuto in tutti i modi e dobbiamo dare un segnale. Ma noi lì, io voglio raccontarle una cosa molto importante secondo me. L'altro giorno mio figlio è tornato a casa da scuola e io gli ho chiesto cosa hai fatto papà a scuola. Lui mi ha raccontato che i bambini a scuola giocano a mafia capitale. Ecco, e questo si sta in qualche modo delineando, queste indicazioni stanno dando ai nostri figli, e questo è un caso che è andato sulle cronache e nei giornali. Noi dobbiamo fare il contrario. Per esempio, quello che è successo in questi giorni, aprire una domus ecologica in una scuola lì, proprio davanti alla casa degli Spada, sì. La domus ecologica dove i bambini mettono i rifiuti, li differenziano, la carta con la carta, la plastica con la plastica, li riciclano. Dare segnali virtuosi, dare una speranza a questi giovani, al territorio, a Ostia, a tutto il municipio, e dobbiamo impegnarci a fare queste cose. Io credo, guardi, che qui non c'è un discorso di colore politico, perché queste cose non si sconfiggono con un movimento o con un solo partito, queste cose si sconfiggono se tutti prendono atto del fatto. Senta. Che va messo in campo di tutto per cercare di contrastare il crimine. Di tutto per cercare di contrastare questa mafia. Senta, ma che lei sappia, insomma, sì. governate la città con Virginia Raggi, che lei sappia, anche se appunto Ostia è una situazione particolare, ma c'è scambio di voti, c'è stato scambio di voti guidato dai clan mafiosi? Ma questa è una cosa che c'è sempre stata dappertutto, ma sicuramente c'è anche lì. Certo, quello a cui abbiamo assistito, voglio dire, in questi giorni è evidente che comunque una modalità di reclutamento, di cercare di portare le persone a votare, è stata messa in atto. Ma oggi c'è un filmato, una manifestazione di giornalisti davanti in quelle vie, c'è un filmato dove una signora chiaramente dice che si aspettavano di più. Ma io credo che a questo punto bisognerebbe mettere un attimino il focus su come ci si comporta all'interno di un territorio, come si fa politica all'interno di un territorio. Guardi, si può sbagliare, i partiti sbagliano, anche il movimento spesso probabilmente avrà sbagliato e sbaglia, però bisogna condannare quelle modalità, bisogna tornare a fare politica in un certo modo. Noi ci stiamo provando, io personalmente ci sto provando e credo che tutti dovrebbero farlo. Vorrei tornare, ringrazio intanto Paolo Ferrara, vorrei tornare a Davide Di Stefano, Casa Pound.